Ok, me ne è partito verde sto giro. Ballando. No, sto mettendomi in posa per il mio nuovo cosplay che farò prima o poi, sarà la mia nuova carta, perché verrà, dopo vediamo, mi sa, sì, mi fai Sì, vedere uno c'è, l'hai spoiler fatto in e tempo. c'è, oh mio Dio, la amo. Ok, forse si è ripreso internet, forse no. Aspetto, visto che ha avuto un calo, però vediamo, speriamo. Noi andiamo avanti. Tanto ormai perché con la postazione prima ogni tanto scattava. Quindi a noi va bene se ogni tanto scatta, ma non che scatti forever and ever. Intanto ricarico. Lo scrivo anche sulla pagina. Sì. Ci riproviamo. Oddio. Mi sa che devo ritornare un attimo in... Ok. Da qua chiudo tipo Google. Detto chiudo Google. Ciao Walter. Speriamo che non siate scappati tutti. No, Esatto. no, sono quelli di prima, mi sa. Mi sa. Quindi abbiamo sempre qualche scatto, però forse sto giro vedo che il bitrate è un pochino più costante che passava da 20k a 2000 e poi tornava a 20, quindi nel giro di un secondo. Quindi in teoria dovremmo essere un pelino più stabili, magari diciamo che la prossima volta cerchiamo di avere delle impostazioni un po' migliori. Bene, siamo qui perché lei tanto ascolta l'Ave Maria e No, ma non mi potete immaginare. siamo qui perché dobbiamo parlare di Unstable. Finalmente sono usciti gli spoiler, stanno uscendo gli spoiler, infatti non ho, anzi oggi ne sono usciti talmente tanti che col fatto che ero al lavoro non sono riuscito nemmeno a pubblicarli tutti, quindi li pubblicherò poi quelli che mancano dopo la live. Ma direi che nel frattempo possiamo iniziare così. Ok, possiamo iniziare a guardare le cose che sono uscite. Adesso vedo che sta ancora andando a scatti. Dylan numeri random, i frame sono abbastanza unstable. Eh sì, abbiamo notato. Quante frequenze ho qua? Non mi stupisco più se poi gli audio di un telefono. Sì, ti ritrovi degli audio di WhatsApp di Radio Maria. Perché Sì. Sì, ormai si sta diffondendo ovunque. ma vi dico solo che ho lasciato il telefono per pranzare, cioè per cenare quella mezz'ora neanche, e tranne 5 messaggi che erano da altre chat, 33 erano da questa e 30 erano audio. Yay! E Ciao io voglio Giulia! dei bene dell'anima a queste persone, però io non ce la posso fare. Niente, continuiamo che già siamo partiti in ritardo, poi dobbiamo fare anche altre cose, quindi facciamo le considerazioni su Unstable abbastanza velocemente per quanto riusciamo. Allora, Unstable è il terzo unset dopo Aninged Unglued. Questo giro hanno voluto farlo un po' meno sopra. È l'unica stazione che prende pure in galleria. Eh sì, perché quando hanno costruito la galleria ci hanno inserito i ripetitori dentro proprio nel cemento. Così prende anche lì. Per ora questo set è un pochino meno sopra le righe rispetto a Dunninged, soprattutto, più che Ungrued,
perché hanno voluto renderlo forse un pochino più coeso, un po' più giocabile, classicamente, anche se in realtà di classico c'è ben poco, in quello che dovrebbe essere l'ambiente di draft. Hanno creato queste 5 fazioni, ciascuna di queste fazioni ha il suo watermark, che ha Esatto. un ruolo all'interno delle meccaniche del set, e sono essenzialmente delle fazioni bicolor alleate. Abbiamo i bianco-blu, che sono The Order of the Widget, che in italiano può essere l'ordine dell'aggeggio. Sono bianco-blu, sono dei cyborg, sono letteralmente proprio il tipo di creatura cyborg, e sono delle specie di esper, quindi che si sostituiscono parti del corpo con parti meccaniche, ma all'ennesima potenza, cioè si sostituiscono braccia intere con dei tostapani, le teste con dei semafori e cose del genere. Poi abbiamo i blu-neri, di cui abbiamo la carta qua presentata, che sono gli agenti dello SNEAK. Sneak, Snea, che invece lo vedete qua scritto, che è tipo gli agenti dello Shield, penso sia quella l'ispirazione, che sono degli agenti segreti che però hanno Martiaci, ciao, che però hanno dei... Ah, è Martina, ok. E sono dei vecchietti. Ok, è che, scusa, È lei, ho no, è che io capito. entro, collego in teoria i nomi, se non sei tu, Martina, non sono, non prendermi per matta, se sei tu, a te. Comunque, sono tanti ispettori gadget, Esatto, esatto. sono tipo Sono specie l'ispettore ispettori gadget, ma un po' gadget. più malvagi, perché comunque sono Gadget, mi sa nero-blu. che ho già preso. Sì. E comunque stiamo continuando ad andare a scattissimi, e la Ma cosa mi è dà molto perché fastidio. io vado a Sì, scatti da stamattina, in realtà, da quando correggevo le verifiche sul divano. poi c'è i rossoneri, che sono la League of Dastardly Doom, Tradotta in un modo un po' più è italiano. la Lega dell'ignobile destino, No? dell'ignobile fatto, che sono essenzialmente dei villain dei Perché avevo quella fumetti. Non lo scatola? so, guarda, continua a andare su e giù la Oh, linea, non lo so. la La carta carta non non va a va. scavare, meno male. Cioè, aiuti sempre ad andare il lato a vedere il lato positivo. Almeno l'audio sembra sentirsi bene. Sì, però che Oh, globali. continua a parlare, passerà. No, abbasso il frame rate. Tu continua a parlare. Allora, io continuo a parlare. No, in realtà mi ha detto tu continui a No, parlare, ma in continua. questi 2 giorni ho dovuto affrontare altre cose, e tra cui una mole di 60 verifiche, quindi sono aggiornata fino a un certo punto e non mi ricordo questo. Mi ricordo che a un certo punto ci sono degli scoiattoli e gli scoiattoli sono verde-neri ed è possibile quindi fare un mazzo scoiattolo che si basa anche sulle interazioni con i dadi, da quel che ricordo. Mi confermi, Abbassiamo almeno il riesci a parlare frame intanto rate. che... Non si sa niente degli Ma scoiattoli. sono verdi neri, per ora. S sì, però non si sa niente sulle meccaniche. Ok. Adesso io ho provato a abbassare il bitrate. I frame andiamo a 30 al secondo, però il problema è il bitrate, che è mega altalenante, non so perché, non capisco. È solo diminuito, sperando di stabilizzare un po' il tutto, ma secondo me non ce la stiamo facendo. Continua, è un semaforo lì, l'indicatore continua verde, rosso, giallo, verde, rosso, giallo, verde, rosso, giallo. Non capisco. Anche se effettivamente non cambia più di tanto. Ho appena accusato qualcuno che si sta guardando che è colpa sua, che ci sta guardando per la prima volta e lagga. E quindi se Ah, te chi vuoi che sia. lo Squirrel Linked è perfetto così. Sì, ma... Gli scoiattoli però non sono una fazione, perché la fazione quella dopo è la rosso-verde, che sono i goblin.
Quindi gli tipo il goblin a esplosionisti. tre teste che è stato, si vede sopra le Sì, però non si sa bustine. esatto che cos'è. Vabbè, esempio. E loro sono goblin che fanno esplodere le cose, basta. E poi ci sono i verde bianchi che sono i crossbreed labs, quindi laboratori in incrocio, perché Sì. crossbreed è l'incrocio nel senso di razze. Esatto. E chi è? Non lo so. Saranno arrivate tutte adesso le notifiche di quando era giù la rete, probabilmente. Da lì. E quelli sono verde bianchi e sono praticamente proprio incroci di razze diverse a caso, di animali diversi a caso. E anche lì di meccaniche non si sa bene che cosa li distingue. Sappiamo che finalmente hanno introdotto i congegni, che erano stati introdotti da una carta che dopo vedremo perché non mi ricordo in che ordine è. Che era stata introdotta in visione Futura, futura esatto, e che era e il che dice fustigatore e che capo parlava di montare dei congegni. congegni. Come tutti ci siamo sempre domandati, e in realtà con l'arrivo di Kaladesh qualcuno aveva Esatto, detto sperava che. sarà quello, si torna agli artefatti, sarà quello. In realtà non si era visto in Kaladesh, ma ora finalmente è stato inserito da visione futura a Unstable. Quindi i congegni non sono come avevamo pensato, comunque degli artefatti di un'edizione normale, ma sono Esatto. gli artefatti nell'Ansett. Quindi dopo, ho letto oggi, penso, no, è troppo, non può essere 19 anni. Che Cosa? dopo 19 anni ho letto che è finito l'Ansett, ma sono davvero così tanti? Unglued è uscito nel 90, non lo so. Ok, ma ti rendi conto che sei uscito 19 anni fa? Avevamo 7 anni. Eh sì. Ok, no, giusto, Sì, renditene sì, conto. sì. Perfetto. E quando ti rendi conto che forse stai invecchiando? Niente, quindi sono questi congegni che hanno delle regole tutte loro. Esatto, Giulia, sono d'accordo con te. Credevo di amare i goblin, ma amo gli scoiattoli di più. Gli Scusate, sono carini. E scoiattoli sono stronzi qui. sono carini. Molto carini. Sculattoli. Qui abbiamo come prima carta, che è anche una delle prime spoilerate, una stregoneria costa 6. Lo scoiattolo è Esatto. perfetto, come Skerpopardo. A costo 6 dice distruggi una creatura avversaria, poi monta un congegno e dice metti su un rocchetto la prima carta del tuo mazzo congegno a faccia in su. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che i congegni avranno un mazzo a parte, Quindi hanno un verrà mazzo a una pila parte, una di... pila di congegni, hanno anche il retro della carta diverso, non è il retro di Magic, ma adesso infatti non l'ho preso stupidamente. Comunque lo trovate anche sulla nostra pagina, non morire. Ultimamente me la sono portata a casa io. Praticamente è un retro che spiega essenzialmente il funzionamento dei congegni. Ad ogni turno noi partiamo con un segnalino crank, detto proprio così. Il crank. Anche perché ricordiamo, le carte saranno tutte in inglese, Sì, esatto. quindi noi abbiamo abbozzato delle traduzioni che non vedremo mai. E quindi, soprattutto a livello di onomatopee, non ha molto senso Sì, tradurre perché è crank, non c'è molto da cioè è fare. il simbolo in teoria di una Clink, cosa che gira, della manovella. clank, clang. Clang, È il grande dio Serpopardo, unico signore del multiverso e i suoi araldi nei piani, clang, clang. gli Gli scoiattoli. scoiattoli. Alter, questa cosa è tipo divina e anche questa necessiterebbe un'illustrazione o un lavoro. Esatto. Quindi essenzialmente avremo questo mazzo dei congegni, che è a parte, diviso dal mazzo principale. Hanno addirittura detto come costruirlo nel caso di Constructed, quindi se Cosa? mai vorrete giocare a T2 a standard con Unstable o a Commander con Unstable, sappiate che il vostro mazzo congegni dovrà essere composto di esattamente 15 carte, Quindi come una side. con ogni congegno in monocopia. Cioè non ci può essere la stessa coppia dello stesso Ok, quindi congegno. un mini commander della quantità di una side. Esatto. Mentre in Limited, quindi Booster Draft e in Sealed Potranno Deck, essere non ovviamente in c'è né maniera il diversa. limite della monocopia né il limite del
delle 15 carte. Ma no, no, non mi Quindi vengono in mente domande puoi stupide. mettere, se drafti o sbusti tutti i congegni, li puoi mettere tutti nel tuo mazzo congegno, che non vedo il lato negativo di questo. Sì, vogliamo farlo. E cosa succede con questo mazzo congegno? Praticamente, quando ci viene detto di montare un congegno, dobbiamo rivelare la prima carta del mazzo congegno e posizionarla su uno dei tre rocchetti. Abbiamo tre rocchetti, tre ingranaggi essenzialmente, su cui montare i nostri congegni. All'inizio della partita decidiamo il segnalino crank su quale dei tre crocchetti metterlo, e all'inizio del nostro mantenimento, se controlliamo un congegno, spostiamo avanti di uno il segnalino crank, quindi passa dal rocchetto 1 al rocchetto 2, dal 2 al 3 e dal 3 attorno all'1. Quando il segnalino crank va su un rocchetto dove ci sono dei congegni attaccati, possiamo decidere di avviare un qualsiasi numero di quei congegni, e tutti i congegni hanno un'abilità innescata che si attiva quando vengono avviati, appunto. No, non mi hanno risposto dal gruppo giusto, quindi torno possiamo, a rompere a voi. Quindi possiamo decidere di avviarli che non, e inoltre se ne decidiamo di avviare più di uno, possiamo decidere noi l'ordine in cui far partire le abilità. E basta, questo è tutto. E quando i congegni vengono rivelati, contano effettivamente come se fossero sul campo di battaglia, quindi e sono artefatti, quindi interagiscono come se fossero degli artefatti normali, solo che invece che quando vengono distrutti, invece di andare nel cimitero, vanno in un cimitero a parte che si chiama discarica, meglio di così, in cui ci saranno soltanto i congegni rotti. Esatto, arriveremo anche a quello che è stupendo. Sei quanto guano. E niente, questo era tutto quello che riguardava i congegni. Ah, un attimo, parentesi, perché mi sono dimenticata di chiederlo. Martina, scrivimi in chat come è andata col mazzo Lande domenica. Oddio. Voglio, sono curiosa. Qui fulminate i corvi da tempesta di corvi. Sì. Corvi di tempesta di corvi che pianano corvi, cagano corvi, fanno corvi. Aspetta che qui lo metto silenzioso perché... Sì, anch'io metto silenzioso che altrimenti fa del casino. Dai. Ok. Comunque il fatto che scatti il video mi dà molto, molto, molto fastidio. Non capisco perché è così instabile. Comunque questa qua è una stregoneria normale, è una comune. Il flavor text dice: il codice dello SNIC non vieta di saccheggiare i cadaveri per avere nuove componenti. L'agente 47.3 doveva solamente assicurarsi che il suo bersaglio fosse morto. Eh sì. Semplice, molto semplice. Andiamo avanti. Anche questa è una delle prime che sono state spoilerate. Questa fa parte dell'Order of the Widget, quindi è una creatura artefatto blu, è una nonnina, sì, granaggera gentile, e dice che le magie che lanci che si riferiscono... Oh, come stai sciupato! Esatto, è proprio quella. Le magie che lanci che si riferiscono ad artefatti o congegni nel loro testo delle regole costano uno in meno per essere lanciate. In realtà è a costo 2, un 1-3, se non fosse di Unstable, esatto, sarebbe spettacolare. È una specie... c'era un artefice dell'Ethereum, una roba del genere, che è un 1-2 a Qual costo è il 2. Problema, caro? Nulla che ingranaggio cilindrico 42 a 22 in bronzo possa sistemare. Non sistemare, scommetto. Cioè, è stupenda, basta. La nonna ingranaggio. La nonna ingranaggio. Questa è davvero stupenda. In realtà si sono dati da fare moltissimo proprio sul rendere un'illustrazione molto più seria, almeno per quelle che abbiamo visto, rispetto a quelle degli unset precedenti, perché sono delle illustrazioni più serie, le hanno rese comunque da un certo punto di vista demenziali, perché qui c'è la nonnina, ma è esatto, proprio una nonnina, perché c'è la cofana bianca, gli occhialini sul naso, e ti offre come una torta, ma in realtà è un ingranaggio, cioè
rende divertente qualcosa che a livello di impatto non fa ridere in sé, ma fa ridere Sì, nel contesto. Cioè, esatto. hanno lavorato un sacco per renderlo anche fruibile e continuare a renderlo simile a quello che c'era prima. È ovvio che mi aspetto parti di testo scambiate, cioè io mi aspetto comunque i post-it come nelle vecchie, Speriamo qualcosina del genere lo possano perché fare. comunque Poi andiamo oltre. Allora, c'è il fustigatore del mese, che fa parte, come notate, ogni carta che ha a che fare con una delle fazioni ha il watermark sottotesto, diciamo, sotto il testo. Il fustigatore del mese è un 3-3 costo 5, un assemblatore, goblin. Quando entra nel campo di battaglia monta un congegno per ogni congegno che controlli, quindi prolifero di congegni, proprio senza ritegno. Mi è Cosa stato c'è? aggiornato, ha cambiato mazzo e ho perso Ah, tutto. vabbè. Però io piango perché lei ha dovuto mettere a posto il casino che tu hai visto in foto. Comunque questo è il fustigatore del mese, è stato Ora appeso rimango via. qua. Infatti il flavor text dice che i benefici non sono il massimo di Cioè, diciamo che essere. lui è tipo l'impiegato del mese, però non è finita come sperava, suppongo. Esatto. Però se è tipo Rakdos dovrebbe divertirsi, No, insomma. Ah, è no. verde nero, è verde rosso. L'aggiornamento di mezza età. L'aggiornamento di mezza età è carinissimo perché proprio è nella fazione dove si aggiornano anche con cose, suppongo, Sì. realmente casuali. Tipo, ah, possiamo metterci un tostapane. Sì, ce lo mettiamo sto Esatto. tostapane. Come cosa addizionale per lanciare l'aggiornamento di mezza età, sacrifica X congegni, monti X congegni più 1. E quindi può essere interessante perché Sì, hai un smonti i congegno, esatto, smonti. congegni che magari non ti servono in quel momento o hanno già finito o bla 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 per prenderne altri. Esatto. I gobbi non vanno pazzi per le foto, ma gli incorniciare direttamente Può l'impiegato. essere anche quello o una spiegazione plausibile. Plausibile. Poi c'è l'impiccato. Questo fa parte della League of Dastard and Doom, che introduce come si dice, il tipo di creatura villain, che io ho tradotto in malvagio, perché cattivo era un po' brutto, secondo me. Sì. Anche E l'impiccato cosa ci fa perché fare? cioè, la traduzione effettiva è il cattivo del film, Esatto. ma preso come parola da sola è meglio come Sì. malvagio. L'impiccato cosa fa? Fa essenzialmente giocare gli avversari all'impiccato. Perché è un 1-1 a costo 1. Mentre entra nel campo di battaglia, annotati segretamente una parola dalle 6 alle 8 lettere. A costo 1, un giocatore avversario che non controlla l'impiccato prova a indovinare la parola annotata o una lettera non ancora indovinata di quella parola. Se quel giocatore non indovina, metti un segnalino +1/+1 sull'impiccato. Un qualsiasi giocatore può attivare questa abilità. Quando un giocatore indovina la parola annotata o tutte le sue lettere, sacrifica l'impiccato. E questa è bellissima. Poi un 1-1 costa 1, quindi all'inizio inizia a Sì, pomparlo a esatto. manetta e non hai Cioè, alla fine proprio io penso che riuscirò a fare problemi. un mazzo con un nuovo nero, un verde nero, qualcosa col nero quando proverò se avrò la testa quella sera. Perché Sì. ovviamente, essendo il mio regalo di compleanno, non avrò in mente che mazzo faccio, ma come sono belle le cose che trovo! E Esatto. quindi non riuscirò a concentrarmi su in realtà creare un mazzo. Anche perché mi sono resa conto che dopo quello dove c'erano i dinosauri, i tritoni e i dinosauri che venivano fatti volare, no, non ce la La facevo. parola in immagine è o forse è hangman, dato che lui è proprio hangman. Sì. Potrebbe essere È all'omino hangman. E all'omino dell'impiccato. dell'impiccato qua E tatuato. ovviamente questa cosa Beh. mi fa ricordare che il gioco dell'impiccato glielo facciamo fare spesso, glielo faccio fare spesso ai bambini alla fine dell'ora che si divertono, però quest'anno va molto la casina, cioè disegni la casina Ah, o il ok. fiorellino al posto del gioco Perché è un po' macabro dell'impiccato. In realtà l'impiccato. alcuni lo preferiscono, altri preferiscono casina oppure il fiorellino perché fa un po' più, Sì, è un cioè ai po' più piccoli facciamo fare il carino, un po' fiorellino. meno. Sì. Sì.
Eh sì, è cura dei dettagli, è quel bello, È è che non scuro. sono scemi, cioè sono immagini pensate. Esatto. Sì, esatto, a scuola si fa l'impiccato, sempre, comunque. Prima volta c'è il timbro di approvazione. È un artefatto. Mentre il timbro di approvazione entra nel campo di battaglia, scegli un watermark. Le creature che controlli con il watermark scelto prendono più uno più uno. Quindi è Quindi, cioè, l'idea un. non è neanche a tribali, è proprio a Sì, cosa sì. c'è effettivamente sulla Sulla carta. carta. Infatti l'immagine è abbastanza esplicativa con i goblin che iniziano a stampare il loro simbolo sopra quelli dei cyborg essenzialmente. Poi c'è il Water Market, che è una terra tra l'altro fortissima, Perché perché aggiunge 2 in colore e serva di mana, ma lo puoi spendere solamente per lanciare le magie con Watermark. esatto. Quindi in sé tutte più o meno, tutte quelle legate a una determinata gilda Sì. fazione. Il flavor test è particolarmente interessante perché ovviamente fa morire dal ridere, ti sposto un po' perché Ma non faccio così vedo. per capire se magari aiutiamo la Lista della spesa, connessione. giuntura per mano lampada. Lenti a contatto a raggi X, raggio della morte scontato, Contatto. perché se era a prezzo pieno non lo volevamo, martello a due nani, no, mani, Domani. sempre stato pieno, pesce gattino. Allora, io vorrei chiedervi, cioè è un pesce gatto cucciolo o prima o poi vediamo il pesce gattino? Eh no, Tipo dovrebbe essere l'offerta un innocua, pesce gattino. cioè tipo L'idea. l'offerta innocua, però è un pesce gattino tipo sirenetta. Penso di sì. Amore, voglio un pesce Perché gattino, ogni esatto. oggetto dovrebbe rappresentare una delle cinque E fazioni. quello è il La fatto. mano lampada è chiaramente il cyborg. Le lenti a contatto raggi X Voglio sono un le pesce spie. Il gattino. raggio della morte dei villain. Martello e i goblin. E il pesce gattino sono quelli che fanno gli esperimenti. Poi c'è la maestra aerea dei toast. Non era martello a due teste. Era. No, two hand. Io ho letto two hand. Forse era two head. Può Poi darsi. aveva senso. Mi Aveva più sembra con, cioè, senso. martello a due A due mani è mani, troppo. Ma è martello. serio? Cioè, è realistico. Ma questo più o meno costruisco da solo. Allora, a prezzo scontato è quello già assemblato, a prezzo pieno è quello che devi assemblare tu, Esatto. come la stampante No, 3D. è viceversa. A prezzo scontato lo devi assemblare te. A prezzo pieno è già montato. Oppure sì. Poi c'è una maestra aerea dei toast. Che è un 3-2, costo 4 con volare. Tappi 4, sacrifichi un altro artefatto. Lei monta un congegno. Semplicemente. Quindi è un assemblatore. Quindi nel caso avessimo il fustigatore capo, two-headed. Ah, allora ho tradotto male. Lo sistema. Sembra si sia stabilizzata un attimo. Perché ho messo. Tanto non ci serve vederci a qualità massima, era solo per vedere la chat. Quindi anzi, potremmo addirittura stopparlo. Il video. Sì, la chat funziona. Sì, la chat deve funzionare. Cosa dicevo? Niente, questa qua è semplice, probabilmente solo per il draft. Dopodiché c'è il Martello Festival esplosivo, che in inglese è molto più figo perché è Hammerfest Boomtastic, che però ho cercato di renderlo il più No, no, possibile, cioè no, però amore, no. l'Hammerfest era molto più figo. È un incantesimo a costo 5 e dice ogni qualvolta lancia una magia con il watermark degli esplosionisti goblin, quindi proprio quello che ha lui, il martello festival esplosivo infligge due danni a una creatura, a un giocatore bersaglio. Semplice, lineare. Non è proprio musica, è più danno irreparabile all'udito. Effettivamente ho visto l'art più grande e tipo c'è il batterista che suona con dei candelotti di dinamite accesi e i barili di polvere da Scusate, sto sparo. cercando di convincere il mio gruppo cosplay di Magic, io e i miei amici, a fare la crew della Cavalcavento. Oddio. Perché Dominaria, e uno mi risponde, è tanta roba, mi senti urlare Cavalcavento da là? No, perché io ho già scelto chi fa chi.
Giustamente, giustamente. loro non sanno, tranne uno che potrebbe essere qui a guardarci, ma se sta scrivendo qua no, perché dipende da dov'è. Francesco, Sì. ovviamente. E non so cosa mi risponderanno, però io ho deciso che farò o il mago, quello bellissimo, Ertai. esatto, o Orim. Ok. Ovviamente ci vedo un pochino di più. Ma mancano gli uomini, quindi Sì. se l'unico uomo che abbiamo deve fare Basta, basta, c'è il capitano. uno scoiattolo. Allora, l'ora dello scoiattoli, cioè il capo, il signore, da notare quella bellissima parrucca da lord inglese che, oh mio Dio, è una cosa che io adoro. Vorrei Gli averlo. accendini dei goblin sotto al palco sono candelotti accesi. Accesi, E beh, dimmi, dimmi. ovvio. La cosa stupenda di questa carta, oltre che è un 4-4 costo 6, quindi comunque è una rara fattibile a livello di draft, ha legame scoiattolesco, che in inglese non ricordo com'è, Squirrel Link. Squirrel Link, ma penso che sia tra le abilità più forti esistenti. Giulia, mi dispiace, ma Mirri è davvero troppo complicata, almeno per me, quindi non so se qualcuno si sentirebbe di fare Mirri. Io lo spererei perché davvero ne ho bisogno anch'io. Devo montarci il commander, porca vacca. ho perso malissimo. Legame scoiattolesco è il danno inflitto a questa creatura ti fa, No, da. da questa creatura ti fa anche creare altrettante pedine creatura scoiattolo 1-1 verdi. Tutte le creature diventano scoiattolo, le pedine creatura che controlli, tutte le pedine diventano scoiattolo ai loro altri tipi, In quindi in aggiunta. aggiunta, Ti perdi le parole per sì, vabbè, strada. ma loro capiscono, sono più bravi di me. Gli altri scoiattoli, ovviamente, prendono +1/+1. Quindi è un lord degli scoiattoli che sciama scoiattoli e rende tutte le pedine scoiattolo. Esatto. È stupendo. Credo che il legame scoiattolesco sia tra le cose più fighe che io abbia mai visto, insieme al fatto che ritornano gli scoiattoli. Scoiattoli. Anche perché guardalo con la ghianda in mano, la Che poi alla piantina. promo ce la daranno versione promo, che è quella immagine che avevamo Quindi non visto, non è è Planeswalker. Planeswalker. Eh no, però ce l'avremo promo questo, foil, vestito tutto bene, con la ghianda. Ma ti dispiace? Planeswalker scoiattolo verde e nero alla faccia di Garruk. Mi dispiace. Ne Ma lo stesso, andiamo avanti che è tardi. Poi ho bisogno. Ok. Però è tardi. Devo anche andare a c'è il dormire. fustigatore. Il Dobbiamo anche aprire tutto, Oh eh. mio Dio. Allora, il fustigatore è quello che avevamo, di cui abbiamo parlato prima, che è da visione futura, ritorna qua e avrà, penso, sarà quello con L'unico col col bordo bordo nero, nero, esatto. perché è stato stampato in edizione, tra virgolette, Sì, pesante, ma regolare. regolare. Quindi qui non c'è molto da dire, gli assemblatori prendono +1/+0, hanno rapidità. Se un assemblatore che controlla e sta mandando in congegno, ne monta due. Questo ormai lo conosciamo tutti, perché Sì, tutti sì. ogni tanto lo tiriamo fuori per dire quando Che tornerà. cosa farà questo? Poi abbiamo visto che ritorna la spada di Dungeons and Dragons, che Esatto, era già stata quindi vista sia per la spada l'Ascon. che la sua token. Esatto, quindi abbiamo anche la sua token. Ci sono 20 token, 20 perché token. Beh, gli in quello scoiattoli. del corvo. Questo è uno dei congegni, che è il motore lumacane, che per esempio questo è un effetto che può avere un congegno, dice ogni qualvolta avvii il motore lumacane, un giocatore bersaglio guadagna punti vita pari alla forza maggiore tra le creature che controlla. E niente, poi ce ne sono altri che sono già usciti anche ieri, però ho impiegato un po' di tempo per fare bene il template, magari dopo li condivido. Comunque ce ne sono altri un po', 7-8 ne sono usciti e ce ne sono 45 di congegni in totale, perché sono 9 per ogni fazione. E la figata è che, come vedete, hanno l'illustrazione che esce addirittura dai bordi, proprio copre anche i bordi, perché sì, è bellissimo. Sì, lumacane suona molto meglio. Comunque vedete che ha l'illustrazione che esce fin dai bordi, perché ogni fazione ne ha 9, ma sono
le illustrazioni di questi 9 fanno parte di un'unica illustrazione Sì, completa. che se riesco a trovare, perché l'ho trovata, Ci ma sono tutte e non è. 5, ma sono Non piccole. è, esistono, sì, però sono ancora un pochino piccine piccine. Modalità fa giro e spam Vabbè, usato, va va bene. benissimo, a noi ci Anzi, è piace. meglio spammate Spammate, così così è più. parliamo. E quindi la figata è che quando poi li riesci a trovare tutti, puoi con anche le carte metterle tutte insieme attaccate e ricreare tutta l'illustrazione completa, che mi sembra è stata un'ottima trovata anche per differenziare i congegni proprio dalle carte normali. Ah, Fangirl, mi hanno detto Va Fangirl. benissimo, ci piace. A me piace A me va bene le Modern Fangirl. Girl. Ah, dobbiamo, a proposito, insomma, la vogliamo tutti la maglietta con il Noop. Ah, sì. Sì. Dopo adesso la vediamo. Allora, sbustare il branco che secondo me dovrebbe richiamarmi il nome a un'altra carta, ma che in questo momento non riesco a ricordare sempre col branco, tipo richiamare il branco, Perché l'elettrici. allora la versione originale in inglese è non me lo ricordo più, Recall, no, Recall no, è tipo invocare il branco, sarebbe Ok. The Pack, solo che Pack, oltre ad essere branco in inglese, è anche Booster Esatto. Pack, Sì, 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 sì. e qua c'è il gioco di parole che io ho voluto ricreare, in realtà non è ricreato perché non è un gioco di parole, ho usato sbustare. Come quando esce Unstable l'8 di dicembre. Lotto, che ovviamente è venerdì ed è Sì, festa, quindi ragazzi, esatto, molti di esce. voi potrebbero avere il ponte il giorno dopo, quindi nulla vi esime, no, dovete draftare. Dovete adattarlo anche perché Dovete costerà draftare come come un'edizione un'edizione normale. normale. Io sono molto esaltata perché, cioè, da quando ho iniziato che voglio un unset perché erano due e io non potevo accettare questa cosa, il fatto che esca il giorno prima del mio compleanno mi rende ancora più felice perché è come se festeggiassi il mio compleanno giocando a una edizione, cioè, tipo scema come me. Questo è bellissimo. Sì, ma andiamo avanti. No, non ci siamo capiti. Come Non funziona così. Non no? no. Io posso insultarmi da sola, tu non puoi insultare me. Prendimi che soltanto. Sì, che puoi. Dravdariki, sì? Sì, Dylan. Sì. Si fa. Si fa di Niente, sbustare il branco dice essenzialmente apri una busta. qualunque edizione. Edizione e gioca tutte le creature che ci sono dentro quella busta, sono zombie in aggiunta ai loro altri tipi. E Ed è bellissimo. quindi dovete avere sotto mano una busta di legioni, perché in legioni, se non lo sai, sono state stampate soltanto creature. Legione è un'edizione con solo creature, Ok. quindi se busti legioni hai 15 creature in campo. Però Però non devi beccare Phage, altrimenti hai perché Phage perso. perde. Perché non l'hai giocata dalla mano, Esatto. quindi l'avevano già pensata, sono Sì, bravissimi. esatto, l'hanno pensata proprio con Fei. No. Sì, sono No. sicuro di questo. Andiamo avanti. Progetto Allora. potenziato a scoiattoli. Questa è un'altra delle carte che mi piacciono e che secondo me danno l'idea che ci siano più interazioni con i dadi, perché è un incantesimo che aumenta di 2 il risultato di ogni tuo lancio di dado. Quindi entra in un'ipotetica combo con la spada di Dungeons & Dragons, Sì. perché comunque ti fa alzare di 2 il dado, quindi, come insegnano, fai 18, è un 20. Esatto, però comunque se fai 20 è un 22, quindi non lo fai, hai le stesse probabilità di Sì, farlo. però nel senso, poi, e qui, oppure potrebbe anche dirci che ci sono altre carte che danno tante interazioni con il lancio di dadi, per cui magari ci saranno carte che ti dicono se hai lanciato tot fai questa cosa, se hai lanciato tot fai quest'altra, Sì. in modo tale che creino un'interazione tra due carte. Anche Dendiri entra in combo con i bonus tiri di dado. Ciao. Lo Ciao. so, chi vuoi che E innamorati anche è. te degli scoiattoli. Ma lei lo è già, No, Davide Davide, dico. deve. Questo. Lei si era già capito. Tutti lo siamo, anche dei gattini, dei pesci gattini. Scoiattolo sghignazzante, un altro 1-1 costo 1, che puoi tapparlo per aumentare di 1 il risultato di un dado lanciato da un qualsiasi giocatore. Ecco perché
gli scoiattoli secondo me si basano un pochino sui lanci di Sì. dado, in base perché sono piccoli, possono muovere questi dadi, e anche perché comunque l'idea che ci siano delle carte che possono avere vantaggio o svantaggio, anche tipo la spada fa 20, no, fai 21, non Sto ti si facendo un attiva, selfie. esatto, but before let's take a selfie. E sì, quindi secondo me i Ah, dadi e gli ti scoiattoli dice saranno qua. bellissimi. Sì, è vero, se l'avevo messo Yeah, così. but before let's take a selfie. Ok. E quindi secondo me il mio mazzo sarà verde, nero, scoiattoli, dadi, perché ne Ci ho sta. talmente tanti Esatto, è il che... tuo mazzo proprio. Sarebbe il tuo Concordo. archetipo. Poi c'è il muro della fortuna. Anche qui, sempre Sempre con i dadi. dadi. 1-0-4 costo 2, un Un classico classico muro muro dado. con difensore. Lo puoi tappare un muro stappato che controlli per far lanciare un dado al giocatore. Quindi si vede che le dado Nuovamente, un dado nuovamente. lanciato dopo il giocatore. Quindi se uno lancia, non gli piace. Magari, ah sì, con questo risultato riesco a uccidere la tua cattura. No, Rilancia. rilancialo, grazie. E poi c'è questa bellissima immagine di questo ingranaggi con i dadi. Lo Ora ho so. paura a corrompere gli scoiattoli al parco con i dadi, le ghiande non funzionano. Esatto. In Voglio realtà, venire nel tuo parco dove ci sono gli scoiattoli. no, perché noi abbiamo cercato di incontrarli a Londra, ma non ha funzionato troppo Però bene. c'erano, erano carini. Sì, ma carini erano carini. Dolci erano dolci, però Ma è hanno. sempre uno scoiattolo, quello nell'immagine? No, è una boccetta. Secondo me no, esatto. Sembra un gnomo, tipo quelli gnomi della bottiglia. Esatto, Però sono proprio loro. Secondo la me. spada. Quindi è più fico. Poi, eccola la tempesta di corvi. Che corvano. Stregoneria costa 3, crea una pedina creatura uccello 1-2 blu con volare chiamata Corvo delle Tempeste. E ha tempesta, quindi È la copiamo bellissima. per ogni... In Quindi la potrai giocare in Idris. autunno è No. pieno a Torino, Sì. andiamo, trasferiamo già a Torino. Sì. No, non la posso giocare in Idris perché non è tempesta, ma è Non è vero, cascata, quindi esatto. posso fare un mazzo però tempesta E dove poi ho dovuto tempesta. strolicare un po' per fare il flavor text perché era in rima, come tutti i flavor text in rima. È un Ho casino. dovuto. Sono. Gli scoiattoli di Londra sono No, più pericolosi. che gli scoiattoli di Londra sono le oche di Londra che sono pericolose Sì, le oche perché sono abbiamo dato da mangiare a cazzate. questo scoiattolo e a questi piccini, 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 una roba bellissima. Era un tutto fluffoso. Arriva Stoka che ci carica e così. Sì, No, ho finito la mia parretta. Anche se siamo dovuti scappare per ci evitare stavano inseguendo le le. E oche, non è le stato anatre. bello. Uncommander, Beh, ci claro, ci starebbe. sta. Allora, è solo il corvo delle tempeste e l'ornitologo gli fa le feste. I corvi delle tempeste sono tutti intorno e è probabile che siano uno stormo. Bravo, amore, mi piace È come poesia. bella. L'ho Funziona? anche Sì. fatta più o meno, la metrica c'è. Esatto. Più o meno. Molto più, molto meno. E c'è anche la sua pedina col corvo che viene beccato dal fulmine. È bellissima. Sì, è stupenda, è molto pittoresca. Ma Sì. Però non sembra morire perché si vede tutto lo ci scheletro. sta come È fa molto, è molto bellissimo. cartunoso. È bellissimo. È stupenda. Next d'uso deck. Oche versus. Ah, è il dual deck. Esatto. Oche versus scoiattoli. Eccola. Eccola, ecco il mio prossimo cosplay sarà Spike, perché guarda, guardaci. Non siamo uguali. Non proprio, Sì. in realtà perché Spike sa giocare, io no, Fai i continua tornei. sì, ma continua a darne prova, Anche che tra bella. Brescia e Bergamo le oche sono così. Ho fatto un evento 2 giorni in LARP in un parco dove c'erano, dovevamo tenerle lontane perché non ci lascia con le spade. Oh, via, esseri malvagi. Più o meno. E poi ti soffiano e sono terribili. Sì. Allora, Spike, macinatrice di tornei. Oltre al fatto che un uso massiccio del costo firexiano la rende difficile da giocare da un certo punto di vista, è un 1-1 costo 2 più svariati punti vita o svariati mana neri con Neri 4 firexiani. neri firexiani, quindi 4 neri o 8 punti vita. Puoi però fare una cosa che è fichissima e che quindi io farò sicuro se la gioco. Davide Ciccio, Martina mi impedisce di commentare.
Ciao, io te massimo sono fatto male per il cosplay di Spike. Ok, Bene. perché Abbiamo un pensavo, esatto, supporter. pensavo di arrivare come, in realtà un nostro amico, quando ho pubblicato questo, ha detto no, cioè basta, è fantastica, si è immaginato che arrivassimo con un faldone con scritto sopra banned, con tutte le carte bannate che possediamo o che possiamo Esatto. comprare per l'occasione, perché in realtà La mia costa di capsula meno. della Genesi, il mio occhio Ok. di Ok, Yugi. lui ne ha di più, io ne È il ho. mio trauma col modem. Sì, ovviamente sono stato un pochino un ciccinino stronza e l'ho inviato subito a un amico comune che abbiamo, che si monta i mazzi e poi vengono bannate le carte, ma in tutti i formati, almeno lui è tipo solo lo standard o il No, a me non modem. è mai successo. Ah, no, beh, Marvel, vabbè, ma Modem, questo qua Troio tutti, Modern. oh tutti, cioè poverino, spero non mi stia sentendo perché tra un po'. Terra, Sorin, Spike, effetto. Perfetto, esatto. Bene. Fai l'effetto e giochi una carta che possiede al di fuori della partita che è stata bandita o limitata in un formato costrutter, rivela e aggiungerà alla mano. Emrakul. Qualunque cosa, cioè lo Qualunque, fai. sì, anche le Mox, Black Protus, Lotus. fai un mazzo, guadagno punti vita in modo, oppure mono nero proprio peso e lo attivi costantemente. Anche perché. Al massimo poi costa 4, nel senso fai 4 tutore Esatto. istantaneo. Fatto il tutorial istantaneo dal fuori, quindi non devi neanche andartela a cercare nel mazzo, vattela a Esatto. cercare È proprio un nell'album. più È 1. stupendo. E quindi voglio la maglia con scritto Nope il prima Nope. Ma a te non possibile. piace il blu? La voglio io quella maglia lì. Ma io devo fare il cosplay, tu Fa lo no? stesso, faccio io il Allora, tu cosplay. prendiamo una maglia, io la uso per quel caso, tu la usi per Va bene. normalmente, intanto tranquillo. Maglie sceme non è che non le uso. Nope. E poi mi devo trovare solo la parrucca Sì, un e le po' buste. grossiccia. Ah, sembra Yugi, tipo Anche Yu-Gi-Oh! perché sono ancora blu. Poi è uscito di Serafino fai Serafino da fai te. da Quando te. l'ho visto ero tra un momento di ammirazione e un momento di ridevo come una matta. Oddio, è la cosa più figa che io abbia mai visto. È un angelo cyborg, cioè in realtà è un angelo che si è fatto le. È una donna che si è fatta le ali da angelo perché non può. No, no, penso sia proprio un Un angelo angelo. Sì. cyborg, dici? Terra Ring, Terrari. Spike, Lotus, Storm Crow e Tu di Scudetto di prima Blu. riempiendo il bordo di piccioni. Io Esatto, Giulia, gioco vedi, blu con immagine, vedi. la vita. Vabbè, la maglia è la vita. Non è la tua Sì, magia. nope. Comunque, il Serafino fai da te un 4-4 a costo 6 con volare. E dice: ogni qualvolta il Serafino fai da te attacca, puoi passare in rassegna il tuo grimorio per una carta artefatto, esiliarla e poi rimescolare il tuo grimorio. Il Serafino fai da te ha la sezione di testo di ogni carta esiliata con il Serafino fai da te in aggiunta alla propria, quindi è il testo delle carte che va a esiliare. C'è da capire se prendendo il testo delle carte, tipo se io col Serafino vado a prendere, a esiliarmi, come si dice, una cosa adesso non, in realtà non mi viene in mente niente, però una cosa che si riferisce a quella carta Sì. nello Ma specifico, tipo il maestro è un angelo Deterrio, dell'IKEA. un angelo di lì che una volta era solo una piccola vite e poi ha iniziato a assemblarsi, come è il più grande mistero del fai da te divino, Cioè, praticamente quello che ti dice, prendi tipo questa ma carta e va a cercare carte con quel nome all'interno del mazzo, anche Eh no, perché semplicemente. quello è quando entra, però tipo il maestro Deterrium che dice il maestro di Ethereum prende più uno per ogni artefatto che per ogni altro Ma artefatto che controlli. lui è come se avesse appiccicato lì la sezione di testo. Ma lì c'è scritto il maestro di E Ethereum, non il vabbè, Serafino fai da te. Judge. Esatto. Rule slow, sì. Adesso dovrebbe essere il prossimo. Oh. Eccolo qua, Eccolo qua. l'avvocato delle regole. Allora, la cosa bella dell'avvocato delle regole è anche l'art e l'art promo. Sì, L'art promo ha cioè è sì, bellissima che gli esce perché. la roba da davanti, E tipo. la cosa tra virgolette ridicola è che io questa carta non l'ho vista spoilerata, cioè in generale, ma l'ho vista spoilerata proprio da un judge che l'ha pubblicata dicendo la cosa più figa che esista, cioè una cosa così, con commento sotto sembrerebbe una carta inventata da Ah, tessitori. ci sta, ci sta. Hanno detto così. Spero non mi sia, cioè che nessuno senta mai questo, non era un'offesa, era una cosa tenera, una cosa dolce. Ed è un 1-1 a costo 5. Infatti potevo farlo almeno un 2-2.
Dice le azioni di stato, Anche quindi Spike è un 1-1. le based, però può costare 2. Sì. Quindi e ha un effetto che puoi fare comunque come Sì. istantaneo. Dice le azioni di stato, se le based state action in inglese non si applicano a te o agli altri permanenti che controlli. Quindi lui è escluso, tra l'altro, da tutto Anche se questo. hanno fatto notare che se ce ne sono due, sei Esatto, fregato. chiaro. Cosa vuol dire tutto questo? C'è un bel reminder text lunghissimo. Praticamente le azioni di stato sono tutte quelle cose che controllano lo stato di qualcosa ed eventualmente applicano una delle regole scritte. Non essendoci più queste azioni, succedono le seguenti cose. Non perdi la partita quando hai 0 o meno punti vita o pescando da un grimorio vuoto. Le tue creature non vengono distrutte a causa del danno o di tocco letale o da... A causa del danno o di tocco letale, e non vengono messe in un cimitero quando hanno costituzione pari o inferiore a 0. I tuoi planeswalker non vengono messi in un cimitero se hanno 0 fedeltà. Non metti un permanente leggendario in un cimitero se ne controlli due con lo stesso nome. I segnalini non vengono rimossi dai tuoi permanenti a causa di regole del gioco. I permanenti che controlli assegnati o combinati illegalmente rimangono sul campo di battaglia. Combinati Per illegalmente. le regole e le regolamentazioni, vedere la regola 704. Quindi essenzialmente puoi fare quel cavolo che puoi, mandare tutto all'attacco Morire e in non realtà non muoiono. Vanno a muori. 0 di costituzione ma non muoiono. Cioè, nel senso, non vanno nel cimitero cioè, è un casino. E poi lui però è un 1-1, chiaramente, quindi è facile da togliere. È anche una creatura artefatto, quindi è Quindi è ancora più ancora. facile da Sì! togliere. No, no, su quello sì, Però però. è bellissima. La giocherei subito in Chinaio se tirone, se ci fosse. Anche perché ovviamente si applica solo su di te, non sugli avversari. Quindi ti rimane tutta la roba, dice: ah sì, metto questo equipaggiamento, questo incantesimo, cose così. Oppure quest'aura, no, è più per le aure se non sbaglio, perché dice: tu dici incanta permanente, puoi incantare, cioè scusa, incanta creatura, puoi incantare anche altri permanenti, È cose bellissimo, del genere. sì. Allora, E è stupendo. basta. E Basta. questo è quello, eh sì, dovrebbe. Esatto, perché sono tornati la prima. Cos'è sta roba? Laurea più criceto più tempesta di corvi uguale festa. La laurea cosa sarebbe? Allora, laurea potrebbe essere la low. Ah, ok, low più il... No, Il lore dello scoiattoli più tutti gli scoiattoli che diventano questa è la più le stampe. Stormcrow. Uguale, non lo so. Non so se abbiamo capito bene. Anche perché poi alcuni emoji diventano altro nel momento in cui un altro sistema le legge. Esatto, Quindi io ho da esatto. una parte un orsetto che diventa un castoro, no, un criceto, e quindi da marrone diventa rosso Sì. e bianco. È bellissimo. Allora, cosa Ok. ci manca? In realtà ci manca la parte più scema, più semplice. Sai, mi hai appena detto che dobbiamo aprire della Ah, roba. sì, no, credevo stessi parlando No, ancora di me, sì. no, cioè la parte più semplice, che in realtà è una parte Sì. dedicata all'unboxing di un paio di prodotti. Perché ovviamente voi sapete che siamo un po' accumulatori, ci piace, e ovviamente non siamo gli unici, ma sì. E ta-ta-ta! Allora, questo prodotto molti di voi l'avranno visto in negozio e non so quanti di voi hanno deciso effettivamente di comprarlo. Aspetta che provo a far ripartire Sì, penso il anch'io che video. l'idea che voglio fare un mazzo Leggi scoiattoli leggiscoiattolo corvi. corvi, quella era abbastanza chiara. Era la parte dopo. Sì, voglio capire. Allora, io intanto inizio a. Adesso rimetto qualità auto così capisco se è quello che ci frega. Anche se in teoria noi andando in upload. Allora, apriamo questo gift pack. Allora, cos'è il Cos'è? gift? Esatto. È una brutta copia dei pacchi molto simili a questo che ha Pokémon. Allora, l'unica cosa per cui tutto questo può valere Potrebbe valere la pena. è questa, che ovviamente noi abbiamo dimenticato di portare a Lucca, perché se non sbaglio è di Jason. Dovrebbe, Dovrebbe c'è essere di scritto Jason no qua. Engel. Però No, no. è di Raymond Sonland. Ok.
Allora cos'era di Non me lo Engel? ricordo, c'era qualcosa di Engel. Io avevo capito che era questo, ma allora forse ho letto male io un'informazione o non avevo capito. Le mani di forbice. Sì, esatto. Ah beh, questo adesso aspetta, mettiamo in grande il nostro Allora, faccione. praticamente all'interno della scatola vi ritrovate questo contenitore, dove sono Ah, aspetta, presenti. adesso sta iniziando a... Ho visto che è diventato rosso a un certo punto. Quindi togli il video, non è il nostro, Sì. cioè lascialo a loro. Sì. Dove dentro vediamo che ci sono alcune carte, cioè giocabili in standard, due Sì, giocabili, che il sono, problema è che queste carte... cioè tranne K-Reserve che viene giocata in mono red, il secondo che è il Colosso. colosso non viene giocato da nessuna parte. Quindi avrebbero potuto inserire, come invece fanno in prodotti stile Pokémon o stile altro, una carta davvero competitiva, hanno scelto invece una carta molto meno competitiva. Cioè l'idea è, mi metti un Kyrizev, mi devi mettere di fianco, se vuoi un artefatto, una Ballista. Sì. O almeno farmi queste due carte con un'altra Alternativa. alternativa o qualcosa del genere, Poi perché... sotto, il problema è anche quello, sotto le terre, anche se sono con art particolare, perché l'art che era presente solamente, sono di Mark Poole ed è presente solamente adesso nelle buste, se non No, adesso sbaglio, sono quelle di cioè Rebecca guai, ci saranno Mornay. nello showdown, no, Non si sa, sa, non si sa. forse, ma sono stati presenti nel Mazzi Commander, non poi, ma sono in 1x. Quindi non hanno neanche coperto, tra virgolette, una spesa di un giocatore che dice me lo compro per le lande. Esatto. Perché comunque, cioè io me lo sarei, per queste art, soprattutto per la palude di Mark Poole, io me lo sarei comprato per le lande. E basta. E Allora, adesso cosa contiene, proviamo. oltre a queste poche carte che effettivamente sono presenti? Poi queste. Allora, intanto la palude di Mark Poole, È che volata via. secondo me, a mio parere, cioè, è proprio... Ah, beh, però c'è questo problema, io non... Ora non... Che secondo me è tra le paludi più belle che esistono nelle ultime set. Dico che sia la più bella esistente, perché quella della Guei, sempre per Commander, non scherza. Però diciamo che è molto Sì, questi bella. sono proprio foil da busta alla Sono fine. presenti E un... Karizev è questa, no, ho sbagliato. Karizev almeno puoi dire almeno si gioca in mono red, però quando l'hanno pensato questo prodotto non era per nulla giocata, Esatto. tantomeno questo. E poi hanno deciso di inserire una busta sola. Cioè, tu dici, non metti le carte un po'. Una busta sola per ogni edizione dello standard. Esatto, dell'ultima Cioè, ci edizione. siamo resi conto a Lucca Comics che qualcuno avrebbe venduto le sue mutande usate per una busta. Non puoi metterne tre in un Esatto. prodotto. Non puoi, sul serio. Che ora apriremo molto Che poi la velocemente. sostanziale differenza con quello che hanno cercato di copiare, Si rompono perché sono quelle in inglese, ovviamente. che sono Cioè, proprio non dico che pacche di sia un brutto Pokémon. prodotto, ma non è un prodotto No, riuscito. perché il prodotto ci sta nel momento in cui tu proponi qualcosa di senso. Wow, Beh, beh. meglio di quello che poteva. Un prodotto di questo tipo, quanto costa? 15 euro? Non erano 18. Non me lo ricordo. A me sembrava 15. Beh, questa non va a fuoco, sì. Questa è la rara Beh, o di... 15 o 18 euro, adesso non ci ricordiamo esattamente, giù di lì. Diciamo una quindicina di euro. Almeno pregate con noi che ci sia il dio Scarrafone, perché qua... Perché in Pokémon questi qua li fanno intanto stampando delle carte foil conversione alternativa, ma di carte che si giocano, cioè che sono forti. È come Wow! Beh, Braid. Ok, Hour of Promise. Ma non è foil. No, non è foil. Sono due rare e basta. No, No, è è un una con. comune. Ah, wow, era della promessa, sembrava. Cosa pensate di Arcanemy? Arcanemy. Arcanemy è un buon prodotto, è un prodotto interessante Sì. per se... cioè, soprattutto per chi deve iniziare o per Ce chi. l'abbiamo preso, abbiamo fatto anche lo
Per chi Per chi deve l'unboxing. iniziare, perché comunque ti propone una situazione di gioco da un certo punto di vista controllata, e ti permette anche comunque di insegnare con mazzi semplici che hanno in sinergia con, tra di loro, perché comunque sono pensati per affrontare un unico mostro, quindi sono tutti più o meno alla pari per scontrarsi contro Bolas. E secondo me è un prodotto in realtà molto più interessante rispetto, cioè quello è un prodotto riuscito perché è un prodotto pensato per il giocatore magari nuovo o il giocatore che vuole far provare anche a qualcuno o Esatto. vuole provare un modo un po' diverso, perché comunque poi cioè, non niente ti impieta di prendere le carte Arcenemy e E poi usarle in un altro contesto. esatto. Questa era una E bella comunque bussola dicevo, da in Pokémon draft. almeno stampano una carta giocata, è come se ci... Beh, Gisha! Almeno c'era una mitica. almeno c'è la mitica. Diciamo che per essere al pari di Pokémon, a parte doverci essere almeno 5-6 buste, la carta, le carte foil, queste qui sarebbero dovute essere una cosa tipo tipo Chandra di Kaladesh e Cuore di Kiran, e Sì, allora lì hai Azoret ottenuto quello che e qua ho... Esatto, Kiran. quello che ottiene lo stesso prodotto di Pokémon, perché lo stesso prodotto di Pokémon è proprio questo, cioè lui stampa uno dei Pokémon più forti che si gioca in competitivo con arte alternativa foil, la versione oversized Tu quindi anche, dici che non la quella vuoi non lo sta, fare? però è Vuoi carina. fare una piccola stampa con i guardiani che affrontano Bolas? Fa benissimo. Cioè, nel senso, il prodotto con annessa stampa è bellissimo, è fichissimo. Questo in sé, questo più le terre, poi metti poche buste, ok, va bene, lo fai, ma devi mettere delle rare di un certo tipo, perché comunque il giocatore si fa i conti in tasca e dice, non me lo No, compro. esatto, no, non me ne frega niente. Alla fine noi l'abbiamo preso perché così abbiamo le terre, essenzialmente. E perché siamo fatti così? E Siamo perché i solo fatti prodotti così. Cioè, vedete, tendiamo a per chi mi prenderli. segue su Facebook si rende conto che, cioè, o accumulo oppure compro compulsivamente, come l'ultima spesa che ho fatto. Esatto, che non puoi farla Che vedere. non posso far vedere, ma va bene così che non ve la faccio vedere, perché qualcuno di voi si... Si mangia le mani. Vabbè, Diciamo che l'ho pagata molto meno perché è la seconda sì, tornata ci sta, è e giusto. quindi ha senso. Poi perché ha un certo charme. No, Basta, quindi. perché non era il prezzo basso. E quindi questo è questo prodotto, è quello che pensiamo di questo prodotto. In più. Abbiamo un altro prodotto di cui invece pensiamo una cosa molto positiva. Che Allora, aspetta, c'è. dov'è? È nello zaino. Vado a prenderlo. Nello zaino, che è il Duel Deck Carpa 75. Ho Non parlato. dirlo. No, non c'è nessuno ti compra le carte dopo che te le ho comprate io. Anche perché sono finite quelle che puoi dar via. E Metto. non dirò a meno del prezzo in cui l'ha pagato un'altra persona che so che l'ha comprato. Non dirlo. Ma non stai giocando a Commander, comunque. Allora, il secondo prodotto è questo. Non si Non si metterà mette mai a a fuoco. fuoco. Sei tu, spostati. Dov'è? Di qua. Ah, No, dopo. prima. Vabbè, lo No. conosciamo tutti perché ovviamente ne abbiamo parlato in una live. Nell'intermezzo del deck ve lo linko. Oddio mio. È bellissimo. Lo odio, Nimbo. lo voglio così. Io amo gli scoiattoli, lanci di dado e mana nero. Bellissimo. Comunque, il prodotto del Duel Deck ne abbiamo parlato proprio molto, Bellissimo. molto, molto in... Ah, non avevo letto che era non dirlo Ah, Elish. non Tipo l'avevo urlo letto da neanche io. caduta. Vale. Sì, ah, mi arriverà forse una maglietta e sarà molto imbarazzante. Oddio. No, sta venendo disegnata in questo momento. È Vale. stata una Ok. cosa tipo, oddio, siamo dei Ok. tossici. Va bene. A proposito, Giulia, di magliette di un certo tipo, ma la Nope vince. No, beh, la non è la più È bella. stupenda, la È vogliamo la più tutti. bella. Facciamo un team con scritto Nope.
Poi gioco aggro. E poi se giochiamo solo aggro, esatto. Mono Allora, rosso. come abbiamo visto, il dual deck, là ne abbiamo già parlato, è Tritoni versus Goblin. E ora, come prima, cercherò di aprirlo senza uccidermi. Ti sei ucciso. Mi sono ucciso, in realtà, sì, mi sono fatta malissimo. Nami. Nami. Cos'è questo? Vabbè. Allora, oltre al fatto che l'ultima volta avevano fatto dei deck box molto più carini, non solo dal punto di vista dell'art in sé, ma anche dal punto di vista della capienza, e questa cosa ci piaceva molto perché nei primi... Leggiamo le notizie di oggi. Aiuto. Allora, che penso che quello sia l'idea del del tappetonzo. Ecco, il tappetino è un po' più... dove ci dovrebbe esisterà il tappetino grande del dual deck, come è già successo con il Drazi versus Zendikar, Nissa versus Apnixix. Vabbè, spiega qua, ci sono le liste, spiega un po' come funzionano i mazzi, eccetera, eccetera. Allora, Giulia. Voglio con la maglietta, così tu sì, sono ragazzi, sì, sto giocando. No, Giulia, non, no, quella non la possiamo avere perché poi si destabilizzano perché leggono e non capiscono, vanno in errore. Però potrebbe funzionare per farli perdere. Anche se, Giulia, ti assicuro, non mi è mai successo. E ora come ora sembro un uomo, però fino a un po' di tempo fa sembravo effettivamente una donna. Due dadi, è ancora più bello. Altri dadi. Però sono normali. E sono normali. Sembrava una donna e non aveva blu funzionato. E uno rosso. Cioè, mi sono presentata a un PPTQ fatto vestita anche bene una uno volta. Rosso. Bene, nel senso, vestita. Stavo dicendo, potevamo fare uno blu e uno rosso, visto che erano tritoni e goblins. Sì, bravissima. Ed eccole qua. Il Master of the Waves penso che sia tra le cose più fighe che io abbia mai visto in questi ultimi giorni. E anche l'istigatore di cunicoli ne sa. Questo è giusto? Sì, l'istigatore di cunicoli, sì. Dentro ci sono i due mazzetti che avevamo visto. Quindi alla fine non li apro, non ve li faccio vedere in questo momento. Contengono ovviamente le carte della lista proposta, più le token e le terre, semplicemente. Sì, vabbè, possiamo aprirle tanto. Così poi intanto abbiamo già le cose montate. Sì, perché sono brava. No, si sono montate da sole, esatto. Perché la Wizard ha dei maghi, sono della Wizard, altrimenti come cavolo fa, eh? Cosa? Salva... Hai detto qualcosa? No, niente. Niente? Niente. Sicura, sicura. Che il bel naso, esatto. Il fatto è che io e Giulia andiamo d'accordo sulle cose tenere, tipo il naso del Goblin. Il naso dei Goblin. Il naso di questo goblin in particolare è molto carino. E quelli di Unstable ce l'hanno enormissimo il naso. Allora, ovviamente la prima parte è la parte interessante perché è la parte ci con le rare. Qua ci sono le art nuove, tipo il Goblin Goon. Goblin Goon, che ha avuto un'art nuova. Questo è nuovo? No. Ma dov'è il nuovo? Vai avanti. Qui. Dove sono i nuovi? Dove sono i nuovi? Torno indietro. Come torni indietro? Vai avanti, torni indietro. No, vai avanti. Questo. Ok. Perché tra vai avanti e torni indietro. Eccolo. L'altro nuova. Il Corriere della Maria. E in realtà... Poi, le parti... Questo era l'Entress Assault. Assault. Mettiti a fuoco. Brave. Ok. Questo poi, ho sempre a tema a chiaramente goblin. Claustrofobia. Che bella questa. Questa sì. E ci sono gli elementali, perché ovviamente è il Master of Wave che li sciama. E un muro. Chi è che fa il muro 5-5? Non lo so. Perfetto. Certo, se c'è una magia lì. Poi c'è anche questa okay. Nuova, il inceneritore di Palma Gemma. Che il è molto fico. Fatto bene. E poi lì c'è anche la pedina, l'elementale nuova. Non è l'art di Teros, sì, cioè il granchione.
Ovviamente, cioè, tra i vari problemi abbiamo sempre il problema con andare a fuoco. Ok. È Che sempre è di un Velinov a granchio. cui Sì. hanno affidato sia le carte principali, sia le token, sia in realtà hanno preso alcune illustrazioni che erano già sue e le hanno inserite. E E qua quindi, loro ci sono solo dei goblin. beh, è un mazzo goblin, comunque ci siano gatti. Gatti goblin. Che sarà un po' Wow, dopo. mi informano che stava facendo un doppio turno un mazzo UB e per questo si è collegato a un Giusto. istante e ovviamente Ha giusto nel fatto momento in cui stavo bene. parlando Ha di lui, fatto bene. parlando benissimo di lui. Non Aspetta che si può parlo. parlare male di chi ti vende le carte, se te le vende normalmente, Se te vende a un giusto. prezzo giusto. Esatto. Basta, queste cose sono i mazzetti. Sono molto fighi questi. Dopo Gatti goblin sarebbero carini, che tocca gatti in goblin. gatto drago, non mi stupirei del gatto goblin. E del Esatto. gatto tritone e del gatto elfo. Queste sono le. Una pecca, solo perché il mazzo è monocolor, quindi non poteva essere giocato, avrei voluto la ristampa del goblin tritone. Tritone. Ma è tutto il due deck si concentra su quella faida, quindi non potevano Eh metterlo, no, perché ma non so, o lo mettono come in tutti e due i bonus, mazzi, no, come potevano bonus a mettere. metà, Ah, cioè tipo ok. al posto di una token ipotetica mettevano lui, Sì, perché il. ovviamente la storia di questo duel deck è una storia molto molto triste, è che nei goblin, nei tritoni vogliono riconoscere la paternità di quella povera creatura e quindi sono andati in tribunale, non ci staranno mai, lo sai? Ma non l'abbiamo No, fatto. e no, Ah, sono ah messi no, sono lì via. fuori, hai ragione. Quindi, dato che si è fatto tardi e che dobbiamo Sì. anche salutarvi, perché domani si lavora più o meno tutti, oppure si studia e si preparano gli esami, cose Esatto, molto basta. importanti, C'è un vi casino. salutiamo, Sì, perché anche noi così dobbiamo mettere a posto il mettiamo a nostro posto le casino. nostre robe. Dadi, altri dadi. Ok. Quindi. E con questo scartoccino di plastica vi salutiamo. Gatto serpente, gatto d'arco, stanno parlando un gatto scoiattolo. Esatto, no, però è troppo carino poi. Detto però il povero chi perde se lo tiene. Esatto, chi perde se lo tiene, anche Esatto. perché, cioè, chi non se lo ricorda si lo vede a cercare perché è Esatto, che bellissimo. vado a vedere la nostra live, che tra Sì. l'altro Perché è anche su YouTube. è davvero una creatura mistica. E non forgia pietra. Eh no, Eh no, gliele tirano contro le pietre, sì, mi poverino. sa di sì. Poveretto. Bene, buonanotte, grazie per Buonanotte. averci seguito e per scusateci per il ritardo che abbiamo avuto, ma adesso abbiamo capito che senza far andare il video sembra andare tutto E bene. quindi, dato che in Confermatecelo, teoria quello che anche vediamo appena noi. sentite questa cosa, scrivete pure sulla chat anche se abbiamo staccato la live, così lo sappiamo, se è andata fluida. E niente, ci vediamo la settimana prossima. Aspetta, no, questa settimana esce Iconic Masters. Sì? O no? Il 17? Sì. Esce Sì. Iconic Masters, quindi faremo poi martedì, faremo il resoconto sul draft, sui draft, però penso uno, che faremo. Quindi, ciao, buonanotte a tutti. Saluta, saluta, fai la brava bambina. Ciao, Ciao a tutti! ciao. Ok, grazie.